all'attesa, da parte chiacchiere, indiscrezioni vere e presunte, si fa sul serio, anche se l'estate continua a regalare temperature che creano solo problemi alla pelota. In casa biancazzurra, le emozioni di per sé garantite per un esordio toccano picchi elevatissimi perché il Verona non è avversario come gli altri. E mettiamoci pure il ritorno sul palcoscenico della B di Zenedek Zeman a distanza di 5 anni dall'ultima volta. Sul tecnico boemo si sono concentrate le attenzioni dei network nazionali. I giornali sportivi dedicano paginate intere. Insomma, Pescara, anche se indirettamente, ritrova una ribalta dispersa nel tempo che non può far altro che piacere. Ora il campo. Il Verona è reduce da 2 turni superati in Team Cup. Ha entusiasmo da vendere e una tifoseria che, quando incontra il Delfino, riesce spesso a dare il meglio e purtroppo anche il peggio di sé. Ma Zeman cosa pensa degli scaligeri? Verona è il nostro primo avversario. C'è entusiasmo perché hanno vinto campionato, penso come era a Pescara l'anno scorso, e si ripete. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro e non pensare a quello che succede è fuori. Grazie. Qualcosa ha preparato in funzione di ha visto oppure... Io ho visto e non ci ho preparato niente, o meglio, noi stiamo preparando di cercare di arrivare a fare il nostro gioco a prescindere. Poi è normale che il campo può dire che cosa si può cambiare in campo durante la partita, come atteggiamento e che cosa va bene. Per la cronaca, Andrea Mandorlini non dispone dell'attaccante ex Gubbio Gomez e di Abate per squalifica e si affida dunque al gruppo che ha regalato la recente promozione in B. 19 i convocati da Zeman, nulla da fare per Jesse e Bocchetti, le scelte tattiche sembrano scontate, anche se è inutile chiedere conferme all'allenatore. Poi sui nomi non vi dico niente, perché sto portando 5 centrocampisti, quindi 3 giocheranno. Pescara con Pinzoglio tra i pali, Zanon, Romagnoli, Capuano e Petterini in difesa. A centrocampo Togni nel ruolo di metodista, Cascione e Nicco o forse l'ultimo arrivato Cone e Mezzali. In attacco Sansovini e Insigne sugli esterni, Maniero al centro. Un pizzico di emozione per la prima, però l'avverte pure Zeman. Io ci arrivo come sempre con curiosità, a parte che per me... Ho cominciato più di 25 campionati, quindi non è una novità, ma è normale che ogni volta all'inizio uno è curioso a vedere quello che si è riuscito a fare durante la preparazione. Affiatamento e condizione fisica sono ancora da affinare. Come io dico, alla perfezione non ci si arriva mai, quindi a 100 non ci si arriva mai, perché se no dovremmo fare 200 gol a partita e non subirne nemmeno uno. Perché penso che fisicamente oggi siamo in grado di reggere 90 minuti e tatticamente la base ce l'abbiamo. Fischio d'inizio, ore 19, attesi 20.000 spettatori, poche decine al seguito del Pescara. Arbitra Riccardo Tozzi di Ostia.